è con uno dei nostri beniamini, Matteo Pelucchi. Matteo, devi sapere una cosa, ci sono gruppi di ascolto che si collegano per vedere i tuoi arrivi al Giro d'Italia intorno alle 6:30, cioè, diciamo un po' dopo l'orario dei primi. È caduta una bicicletta da 20.000 euro, non piangere. Sì, infatti. Matteo, vorrei sapere, adesso noi scherziamo, ma ovviamente il mestiere del ciclista è terribile e anche arrivare terz'ultimi, penultimi è difficilissimo, però non neghiamo, classifica alla mano, tu potresti ambire alla maglia nera. Ci hai mai pensato? Ma mi piacerebbe, il problema è che bisogna finirlo il giro, quindi non è facile. Come hai detto tu, cioè bisogna ricordare che anche chi arriva dietro fa fatica e ne fa tanta. Però sì, dai, vediamo, se riesco è una bella cosa. Tu sai che c'è una cassa di vino da 6 bottiglie di Marco Broseghin, di Prosecco Amez, per il vincitore della maglia nera, e quindi insomma c'è anche un motivo concreto. Ma in questi giorni ti abbiamo visto particolarmente in retrovia, era una tattica o è successo qualcosa? Le tue prime tappe al Giro d'Italia? No, beh, ho avuto proprio una giornata nerissima il primo giorno, sono stato veramente male. E infatti sono arrivato da solo dietro, ma è stato davvero difficile, so già finire la tappa. Poi ieri abbastanza bene, quindi cioè, niente come al solito. Il tuo rapporto col tempo massimo qual è? Lo vivi con ansia, con tranquillità? Io so che lui è lì, non lo gestisco. Dipende dalle tappe, a volte l'ansia c'è perché bisogna arrivare all'arrivo e è brutta quando il tempo stringe. Quale sarà la tappa più dura per te di questo Giro d'Italia? Insomma, tu hai attitudini, diciamo, passista, velocista, lo Stelvio ti fa tanta paura? No, adesso diciamo la prossima tappa è qua già, diciamo, di quelle abbastanza problematiche, quella della scalata dell'Etna, quindi io vivo un giorno alla volta. Quanti Giri d'Italia hai già fatto? Due. Tu sei un nostro, già ti seguivamo gli anni scorsi, un bilancio degli giri passati? Sono sempre stati molto sfortunati per me, perché il mio primo Giro d'Italia, sì, ho fatto il secondo posto in una tappa, ma ho avuto un problema alla caviglia che quindi mi ha costretto al ritiro, e mentre l'anno scorso avevo una prostatite. Una prostatite? Spieghiamo, insomma, ai ciclisti spesso. Beh, non è tanto da ridere. Non è tanto da ridere, anche se, aspetta, qui, sta volando via tutto. Matteo, niente, noi non possiamo fare altro che augurarti buona sopravvivenza per le prossime tappe. Tu saprai che ovunque, in qualsiasi tornante, in qualsiasi posizione tu sarai, la Repubblica delle Biciclette sarà lì per sostenerti. Va bene. Qual è la tua bibita preferita? Un grappino, un chinotto? Se volessimo creare dei gruppi per sostenerti nei tornanti. Ah no, no, non c'è bisogno, perché se abbiamo un bellino, dopo un grappino mi fermo, quindi è meglio niente. Ragazzi. Vuoi salutare il tuo fans club? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie Matteo. Ciao. Siamo con te, non deludere. Ciao ciao.